del cervelè, la piancia, la strilla, la pesta ai pe. E tu dico sto salam, ma che scappa, anche la fam. E le la ditemi son stufa, un bel di veri scappa in sci la fa. La fa più la cervelera, poi quel bel toc di sculciunera, m'è scappata l'altra sera, per pure cambia bandera. Le la dit la murtadela, oramai le sempre quella, per riandà cambia me stessa, caparu col fundeghe, ma fu più la cervelera. Olè! Grazie, grazie. Buonasera a tutti, quindi, gran soirée di Sturiel e Barzellet. Allora io vorrei cominciare a raccontarvi qualche storiella sulla coppia. Storielle di coppia, cosa può essere una premessa, un piccolo cappello? Due amiche sedute al bar, bevono un tè e una fa l'altra. Ma tu, quando fai l'amore, ci parli con tuo marito? Beh, se telefona. Era solo un prologo, ragazzi. Calma, dopo vi scaldate dopo. La classica storia invece della coppia sui 40 anni, giovanili, senza figli, una mattina d'autunno, verso le 8:30 si alza e lui fa: Maria, stendise dal zoo. Prego, mieti al zoo? Sì, è bella giornata, per 4 passi andiamo al zoo. No, scusa, se mica di figlio. Ma no, dai, facciamo 4 passi, ma la convince. Arrivano allo zoo, entrano, il marito la porta direttamente davanti alla gabbia del gorilla. Beh, adesso è fianchino. Ecco, scusa Maria, una cosa. Volevo vedere un po' la reazione dell'animale. Ti piacerebbe? Fa vedere i tetti al gorilla. Te sei scemo, mia tia la mattina del mese di ottobre viene un fermo. Ma dica, ma ti sei male? Ma no, ma dai, non c'è nessuno. Insomma, la convince, lei tira fuori le tette e il gorilla attacca la gamba. Beh, fa, andiamo a vedere l'ippopotamo, fa lei. No, scusa, un attimo, perché mi interessava un momentino. Fa una roba, Maria, tira sui sottani e fa vedere i gambi al gorilla. Ma dai, ma che schifo, te devi dirsela, te sei scemo. Mie tira la nostra taglia, chi al zoo, magari passa un ghisa, uno scolaresca, ma che figo, ma no, ma non c'è nessuno. Nebbiolina, dai. Ma no, per piacere, fammi che fa di figura, ma dai, tira, mo' insomma, la convince. Lei alza le gonne e fa vedere i gambi al gorilla, il gorilla, sempre più eccitato, e scurlis la gabbia, no? Ora andiamo. Scusa, Maria, hai fatto 30, fa 31. Tira giù il mutante e fa che la vedi al gorilla, ma. Che diventa scemo. Dai, ti ragiono, sono ormai c'è chi. Voglio vedere la reazione, sai, di teoria dell'evoluzione, ma fanno il cretino. C'è chi mi è tira la nostra età, ma c'è un po' di dignità, ma passa un po' più, ma dai, per piacere. Insomma, tira, mola, la convince. Allora, io, alza sulla gonna, tiro giù le mutande e che la fai del gorilla. E il gorilla, insomma, fa un casino della malattia e si sceppa la gabbia. Sceppandosi la gabbia, si dirige la porta. Maria sceppa la mie, la mette dentro nella gabbia. E sarà super fa. E adesso digli a lui che ti chiama il detesta. Era lei, sì, sì, era lei, no, no. Era lei che le vorreva e mica davi no. Era lei, sì, sì, era lei, no, no. Era lei che le vorreva quel massolin dei fiori. Ciappa la rocca il fus che demi in California. E ciappa la rocca il fus che demi in California. E ciappa la rocca il fus che demi in California. Che demi in California, in California stupai fus. E la bandera, la cervellera, si le burlate del baslotti salamcot. So mariti rala su, burladete rancalu. 5 giorni di battaglia. I tugni tem fa scappa, tem fa scappa, tem fa scappa. Opera! A cartigiani di razza dannata, a qual prezzo vendeste mia figlia? Chi era la vostra figlia, lerillerillerera? Chi era la vostra figlia, lerillerillera? Celeste Aida, forma divina. Sbattemi si ciappi ci ciappi ci ciappi, sbattemi si ciappi ci ciappi ci ciappi. Celeste Aida, forma divina.
sbattemi si ciappi ci ciappi ci ciappi, faremo l'amor, 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 vai! E le chille, l'alle sciale sotto al punto di San Damian che fa la legna, dice che il vegna, dice che il vegna, e le chille, l'alle sciale sotto al punto di San Damian che fa la legna. Oh, vedo che l'argomento coppia, mi sembra giusto anche, vedo tante belle coppie di età variegata, dai giovani ai meno giovani alla mezza età. Dunque, beh, c'è una classica, classica storiella della coppia che per tanti anni non riesce ad avere figli, che è un problema poi di grande attualità, si parla di adozioni, di altre cose, inseminazioni, classica storiella che ti chi, insomma... Sempre dal medico cominciano a fare esami su esami, passano gli anni, tutti gli esami sono negativi, cioè sono entrambi perfettamente predisposti alla procreazione. E il dottore comincia a dire: certo, signori, qui io non so, ma dottore, guarda lui, chi, ma no, guardate, le prove sono tutte così. La natura a volte, ecco, può capitare che la natura ti fa degli scherzi. C'è solo una possibilità, ma un argomento insomma un po'... Ma no, su dottor, che dice, ormai siamo a mese, no? Se come fra dai, dica pure. Ecco, vedete, a volte l'incapacità procreandi potrebbe dipendere dalla posizione che la coppia assume nel far l'amore. Ah, tutto qua, su dottor, dica, dica. Ecco, per esempio, voi normalmente come fate l'amore? A noi sembra la pecorina, dottore. Ecco, non potreste provare a mettersi, lei signora si sdraia gentilmente e lei ci va sopra? E la televisione chi è che la guarda? Oh. La concentrazione... famoso condizionamento audiovisivo. Allora, dimmi la proposta della coppia. La mia è che la sta in casa, il marito va a lavorare. La sera arriva qua, la vedi un po' strana, un po' nervosa. Se è successo? No, 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 niente. Ma ha senso qualche... No, 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 ma qualcuno ha tentato di entrare, un maniaco ti ha aggredito in ascensore. No, no, magari... No, cioè, ma no, niente, caro, figurati. Ma dai, quinto, sì. Ma no, sai, ero qui così sul mezzogiorno, ho preparato una minestra, qualcosa, e mi suona il campanello. Sai, un barbone. Barbone, ti è salito? Voleva rubare? Ma no, la faccia che... Una persona mi ha un po' intenerito. Allora lo tira dentro e così, ma se per mangiare un piatto di minestra, che se sette giorni, veni lì. Allora a me, c'è palla la... 21 minuti, lo farò una fondina di minestrone e come lì 5.000 franchi. Ah beh, gentile, ma lui, sì sì no, lui tranquillo. Ma no, cos'è successo? No, lui assaggia il minestrone e prima di ho 10.000 non la mangio. Alla mensa pulettiva che il mangia che straca, se va dentro con la forza, se va in fera con la fiaca. La minestra sempre buona, perché la dismai niente, tendano una tassina, ma che manca alcun di me. La minestra sempre buona, perché la dismai niente, tendano una tassina, ma che manca alcun di me. Bevere per vin lira, te dan anche al Bologna, la grassa che era dentro l'è scappata della vergogna. Qua terravi l'insalata, fetin ben ventaià, merlusche tere file nel campana meundanà. Qua terravi l'insalata, fetin ben ventaià, merlusche tere file nel campana meundanà. Ma perché ti... di storie e niente, no, perché io vivo sempre a cavallo tra Milano e la campagna e il lago, intanto un ferro di storie che in più storie della vita di campagna. Una proposta sempre della storia, no, del Marie Mie e il Dutour. La dunetta chiama il Dutour, fa sul Dutour che venga su, stava su in collina, no, perché mio marito sta minga ben, sta minga ben. E il Dutour va, fa la sua visita, fa, Sura, la guarda,
Sono Marie Gagnet. Lei che se mette in mente per smalà. Mica di una ricetta in città. Il Gagnet. Allora questa, la ricetta la paga il ma. Passa un paio di dì, torna già sul dottore, che viene sempre che sta male, che l'uomo lì. Il dottore va su e comincia l'altra visita, ben fuori della stanza, fa, ora, suo marito, il Gagnet, e se mi si mente deve smalare. Terza volta, quarta volta, quinta volta, insomma, suo amico lo dimmi che fu una ricettina tan per consulare, ma suo marito, e se mi si mente deve smalare, il Gagnet. Passa un paio di dì, la donata arriva già, accade il dottore, fa, sur dottore, che il venga su perché è il mio marito e si mette in mente che è morto. No, a proposito di barzellette, le vecchie, ma le sempre bella, no? Quella classica della coppia che la va del dottor, no? Con i soliti problemi sessuali. E lui il dice, dottor, mi succede una roba, che il dice? E il venga, mi succede che quando fu la prima, sentì un caldo. Alla seconda un freccio. Cos'è sarà sul dottor? E la mia. Che cosa che mi incatta? Che schifo vengono una volta al mese di gennaio, una volta al mese di agosto. Di andar via, regalami qualche cosa. Cosa? Si tolse le scarpe e me le regalò. E la sua mamma, tutto contenta del vedere la scarpettata, era su e giù per la ringhiera, oi bella ti sposerò. E prima di andar via, regalami qualche cosa. Cosa? Si tolse le calze e me le regalò. E la sua mamma tutto contenta del vedere la scarpettata scalzettata era su e giù per la ringhiera, oi bella ti sposerò. E prima di andar via regalami qualche cosa. Cosa? Si tolse il reggipitto e me lo regalò. E la sua mamma tutto contenta del vedere la scarpettata scalzettata sregipettata era su e giù per la ringhiera, oi bella ti sposerò. E prima d'andar via regalami qualche cosa. Cosa? Si tolse le mutande e me le regalò. E la sua mamma tutto contenta del vedere la scarpettata scalzettata sregipettata smudandata era su e giù per la ringhiera, oi bella ti sposerò. O poi c'è anche l'argomento sessuale legato al giallo. Siamo nella zona di Carugate. Allora, sua Maria, un bel dì che sparisce il marito. Passa mezza giornata in città, si estremizza, va a fare la denuncia dei carabinieri. Dopo un paio di dì, mi chiamano i carabinieri e fa lei la signora Maria, sì, senta, abbiamo trovato un morto per incidente irriconoscibile, se, può darsi il possesso suo marito. Oh signor, madonna, sì, vieni subito, tira sul pattorello, corre all'ubitori, fa, ecco signora, c'è un piccolo problema. Siccome il volto è talmente sfigurato, per non scuoterla, anche perché è impossibile, abbiamo pensato di non cercare il riconoscimento attraverso il volto, perché sarebbe impossibile. Penseremmo di cominciare dai piedi. E vabbè, insomma, che fa lui sul maresciallo? Allora questo scopre i piedi, fa no, mica il mio marito, chi dal 41, mi dal 43. Allora vanno su, scoprono le gambe. No, lo gambin de seller, mio marito ha quei bei muscoli, belle gambe, bei polpacci, belle cose. Vanno su a mo e scoprono l'uccello. No, fa no, che guarda come stai, che schile no il mio marito. E poi sa se che dici, le nanca vinde carugà. Poi ci sono quelle tenere, no? Stiamo andando avanti con la coppia e l'età anche, no? Sono quelle tenere di Veget, no?
solito Sciuro Maria, che era Galmarì, Francia lo chiamerebbero bricoleur, perché aver aggiustato il lino, che il pastiglio fa sempre casino, per aggiustare la roba, le venga buon. E allora è sempre lì, quando è un qualcosa, la presa della corrente in camera, il vai, il furca, il brigaman. Allora, la mira si è decisa a chiamare l'artigiano, l'operario sotto del negozio, fa che venga su, che gude mette a posto. Sì, va su, si accomodi, beve un caffè, se non ho sicuro fa niente, la dita, cos'è il problema? Ecco, che il venga di là in stanza un momento, che gude fa vedere, due lei che mi sempre rimane il mio marito. Oh no, sicuro la mia età preferisce un bicerdini. Poi mi son partì a fa' il giro del mondo, ma per vedere se l'era rotund. Per incanam tri o quattro spusot, perché si ristuv dentro al casot. Ecco che fa il prince altun, e se Mario a oi ma fini in Giappon. Ali l'incin fa differenza, sotto i barbisga e te riden. A che gervas con tel Battista, in Giappon che fa i dentista. Poi giù i noti a de megadre, se no che il mezzo di venire a capè. Am, abaradam, adisabeba gammisitram. Gammisitram con la perteghetta e due cinegheri in bicicletta. Em, eberedem, vendi la vacca e vegna Sanrem. Uberedu, che gira la usca e ti zio un cu. Poi mi sotterrasma della buisa e quando la gente mi vede a passare, mi guardi gli scarpi che sulla camisa e ti senti c'è le mateliga. Ma l'una sa mica che su travesti te dona la sera de home del dì. Controlli i bastion della fera l'oretta, avrei già capito che sono mia serusset. America, Russia, Cina e Giappone, con me hai in ottima relazione. E te ne informate tutto l'andamento, dalla treca allo scalo del smistamento. E io tiro su un sacco di donne che ti ci fai. E se arriva con questo, ho voluto fare questo passaggio, no? Tra la coppia e l'età, perché dopo entriamo nel vivo della storia di Vegetti, che sono quelli che a me hanno sempre fatto tenerezza e spesso fanno anche comicità spontanea. I Vecchi. Oggi ormai con le USL, la medicina, insomma la vita, il vecchio, l'ottantenne, non è più quel storico che beve il vino, il brunturan dei perli, tutti belli pimpanti, giacchetta quadri, cioè c'è questo aspetto, no, della scienza medica e, no? Sì, perché non lì all'osteria fa caso, ci stanno lì, magari vanno più all'osteria, dopo il metanolo hanno smesso, vanno in latteria, bevono il clinto di sfroso che fuori legge però glielo porta al lattaio da Vicenza, c'è tutto questo gioco. E mica mi fa ritini proprio queste storie, per esempio le proiezioni erotiche dell'ottantenne medio oggigiorno. Beh, io li seguo, vado a Oreggiano, torna quanto in ferra, per esempio, d'està, c'è la ferra della latteria. E adesso sono tornate di moda le maggiorate, no? Passa una ventenne minigonna, tetone avanti, è un vegetto che fa carate. Uè, ti rischiala lì, mi ier, potevi ciulalo. Oh, cucca, ma te la cognuste? No, ma mi tirao. Che dopo... Il dia del dottore, del dottuno, fa dottore, è stupendo. Ah sì, dica. E no, ieri si è lista già fuori del bar, no? Uè, passa una maggiorata, sono stato assieme alla catalina, pong, sono corrido a tre. Bravo, fa il dottore, complimenti. Ma allora perché le vengono chi? Ecco, lei perché dopo vi mettere mi ricordavi più perché io correi a tre. E quanti in quater lì alla latteria lì a Lambrà hanno organizzato l'orgetta? I quattro ottantenni hanno organizzato l'orgetta, belli pimpanti. Ora il capo organizzazione fa: allora ragazzi, tutti pronti? Ragazzi, insomma. Sì, fa. Ti? Mico, ho detto, ho trovato lo sponsor, il Pierino, prestinemi, ci dà le pizzette a gratis. E anche lo spumantino, fa, bravo. Ti?
e te lo dico, mia nipote ci dà l'appartamento per 4 ore. Bene, complimenti a te, e te lo dico, il mio figlio mi dà il giradischi col compact e siamo a posto. Ah, e i Beagle chi è che porta? No, vi racconto l'ultima sulla proiezione erotica dell'ottantenne medio, dopo passiamo ad altri argomenti. E questa per me è una delle storie. Perché poi c'è questo modo di giocare sulla battuta, no? Ma poi c'è, come specialmente a quell'età e con queste proiezioni che sono quasi, quasi tenere poi in fondo, no? Queste proiezioni erotico barra sessuali. Ma in effetti c'è un certo pudore, quando poi si parla dell'argomento molto strettamente personale, allora c'è il piacere di parlare un attimino in piedi all'angolo del bar mentre bevi il caffè con l'amico più intimo, no? Sti chi anche buttando 82 nell'impia bere il caffè prima di fare che l'altro. Senti un po', ma tu come vai col sesso? Ma guarda, mi levisci una mattina in 8:30, mi fu fare un pompino, poi vado giù al bar, vado a prendere il giornale, passi un momento lì a caffè, dopo vieni su, metti salam, magari vieni su, vieni 6:30. Lei magari lì ancora piegata che sta pulendo il pavimento, che sbatti dei tre, dopo mangiamo, un bel 69, dopo non fanno su niente. 4:30, 5 ore, levi su, una ciuladina, dopo vi in bocciofila un momento, inizio la sera, mangio leggero, poi la televisione, un paro di pompino, dopo a dormire. Oh. Porco cane, fa che latte, ma quanto te lei che ti fai la vita qui? Cominci domani. Blues. Vuoi mi l'alter di sull'tanta in via larga per ritira di ritrat cufafà. Aude e il padrone il me guarda ti rifere i danni per pagare. Sì. Già pi ritratta i fusi con un fei e ti rifera il mio portafei. O che va cada con mai fami e il mio portafei me l'ha belle rusti. Per forza, con la prontezza dei riflessi che devi. Ma mi sicur della mia metuda che spingo noi e che strasci la muda. Ma lui el me dis, me car Luis, el tuo portafoglio è già mo' paradi. Ah, lì la sicur, poi magari te l'hanno anche interesse. A ude cursa la posta centrale per pudema rintracciar. L'impiega el me dis, Vittorio, el tuo portafoglio è già mo' purgatorio. Poi dammi a trappa, te si chiami Luis o Vittorio? Des 200 francs, ma des quoi mingamat, doué et deux cravates. Un ocaudo contre un quater poulaster, un poupé de cacouti, c'est me le cap master. Et magari il reste, mette la signora in Svizzera. Devi un wagon de pasta lasagna, doué et manda l'amour in campagna. Et contre le reste, del me capitol. Tu e vi passa tutti i feste Natale. In stessa cappella al parco la visa. Che era dentro un biglietto della questura, ti presenta con un punto di premura. E insieme agli altri miei documenti, la lista di debiti che... Bene, abbiamo parlato dei vecchietti, bei veget, o tante passe, naturalmente dal bar, dalla latteria si passa automaticamente all'osteria. E vorrei così ricordarvi o raccontarvi, se non le conoscete, un paio di storielle tipiche del mondo dell'osteria milanese. Beh, intanto è una storia che è successa a me, che è un aneddoto, ma in realtà a scriverla non diventa così comica. Quando era di moda la Briusca, vi ricordate l'osteria dove facevano le danze, i balli, le parodie, no? Il Pinsa, il Lavandissima,
Era proprio un grande show, parodie della Ida, salti, balli, canzoni sporche, il gioco. Era veramente l'osteria di Milano, proprio il grande teatro popolare spontaneo. E lì andavamo a imparare canzoni, ma dopo andavamo anche a mangiare, dopo magari facevi un concerto in qualche posto, ai dovorsi mangiava a mano. Mi ricordo una notte di Capodanno, vengo via da uno spettacolo in teatro, beh, andiamo a mangiare la briosca. D'ordine no, una roba in scena. Un casino, già a 300 metri dalla strada, no? Fumo, urla. Allora busso alla porta e mi apre il Lulù. Dunque il Lulù, l'era, che quando era ciuccolo era noioso, cioè era sempre noioso praticamente. E lo tenevo lì a mo' di entrare in serie C, cioè lui stava lì, girava per i tavoli, ciao, no? E poi siccome era noioso, 30 volte per serie, Lulù al telefono, lui andava, tornava, cioè proprio girava in scena. Ma Lulù diceva un po', chiamavano pure un po' più pistola della compagnia, ma ha detto una battuta che neanche gli autori televisivi riescono più a scrivere. Allora, vuoi entrare, no? Istintivamente in questo gran casino dell'ingresso, d'inverno, tiri via il paltoio e dici: Lulù, che vengo un guardaroba qui, metti lì, lui che guarda e che la tiene roba. Ecco, queste cose lì sono stupende. Ma che è una storia che per me è la più classica milanese che sia, perché sono tutte le componenti. Storia tipica dell'osteria, che poi le nanca un'osteria lombara, avete presente? Un po' più fuori di qui, la nebbietta, quelle osterie sfigatissime, dove che lì che lavorano sempre, cominciano con i bianchini alla mattina, passano gli operari, il pensionato, e poi c'è sempre l'abitué. Situazione, 30 anni, che tutti i mattini, e Luigi arrivava lì, dammi un bianco. Il Mario, il suo amico, gli dava il bianchino. Dese mesa la mattina, già 40-45 bianchini. Oh, un bianchino. Alla sera, mezzanotte e mezza, la vera anche a moca, dice, dammi l'ultimo bianco. Ma mucca, la scemo, che te che il figlio in carpiù, va capo. Ma no, tu mi dai l'ultimo bianco, io ti porto il mio porco. Tutte le sere, amici per la pelle, ma questo lo strapazzava, litigati tutti i sere. Anni sì, un bianco. Tu dici no, va bene, te il dupi, va bene, se conosciamo, l'ultimo bianco, l'ultimo bianco. Tutti i sere, sì, anni. A una meno cinque adesso, prima di chiudere, mi dai l'ultimo bianco. Ma cacchio, che te che la iena che la te spetta, la te fa una faccia. Ma non intendi un ultimo bianco, non. Dopo 30 anni di questa storia, una sera, mezzanotte e mezza alla vena, prima di sera si che più nessuno, che schifo comincia. Problema, mai mi devo l'ultimo bianco, non a dormire. Tu dici no, va bene, però era un po' gasà anche al barista. Tu dici no, porco, chi per il saltafero del bancone tira su per il croatino. Che lei aveva i calzumoi, sono la cintura abbassata, insomma, gli cascano i pantaloni. Il Mario, un po' gasato anche lui, vede sto panettoncino bianco, gli prende il raptus, te lo tira dietro il banco e se lo inforna. Alla mattina ai voti 5 e Luisina diciamo fuori della Claire. Ciao. Al derba. Mario, dammi un rosso. Ti dici, no, un rosso. No, dice, ma te, scusa, le 30 anni che ti vieni qui, ti vedo una bianca, stamattina è rosso. Sì, no, dammi il rosso, perché è il bianco, mi fa bruciare il culo. Chiamava Ambrus e faceva l'antrenus in un trani con Valerra proprio in fondo a via Marghera. Si chiamava Ambrus e faceva l'antrenus per far bere i suoi clienti giù grappini, aranciate e fernet. Alle 8 del mattino ecco quelli del bianchino e più avanti fino a sera grappa, spuma e poi barbera. Faccio il conto sulle scale della mia percentuale, saranno 200 o 300 lire quel che m'è restata ca. Si chiamava Ambrus e faceva l'antrenus col cappello a larga tisa.